questa regione, ma anche e soprattutto a questa nazione. L'intervento di poc'anzi dei nostri giovani consiglieri e candidati segna una cosa molto precisa che ha detto Cinzia: l'abbandono da parte dello Stato per tutto quanto quello che è il settore del sociale, il settore dell'istruzione, cioè tutto quello che riguarda il pubblico oggi si trova orfano della mano dello Stato, della mano dell'ente pubblico, perché la politica economica di questo paese oggi prevede che tutto quanto venga lasciato marcire, che tutto quanto vada in disfacimento, perché così noi cittadini ci convinciamo sempre di più che tutto sommato l'intervento del privato è quello che potrà salvare la situazione. Ad esempio nella sanità del Lazio, che conoscete benissimo, tutto quanto viene lasciato andare, gli sprechi veri non si tagliano. Quando vanno a fare dei tagli, tagliano i posti di lavoro, tagliano i posti letto, ma gli sprechi veri non li tagliano mai, perché così tutto va in disfacimento. E quando noi andiamo a prendere magari l'appuntamento per fare una TAC e ci dicono che ci vogliono 6 mesi e ci dicono che comunque dovremo spendere 200 euro, 100 euro, quello che è, ci convinciamo lentamente che forse tutto sommato sarebbe meglio rivolgersi ai privati, e allora forse tutto sommato sarebbe meglio che la sanità la privatizziamo. Stesso ragionamento lo faremo sulle pensioni, stesso ragionamento lo faremo su tutto quanto. È per questo che non cercano mai di risolvere veramente i problemi, perché il disegno, che è un disegno unico, che parte da Bruxelles, dall'Europa e che arriva fino alla politica anche della piccola amministrazione come quella di questo comune o come quella della regione, è quello che tutto sommato dello Stato noi ne possiamo fare a meno, lo dovranno fare i privati. È per questo che ci impediscono di stampare il denaro che usiamo, è per questo che questa nazione ormai non ha più il controllo su niente, perché noi non stampiamo il denaro che usiamo, i flussi del denaro che deve circolare in questa nazione non li decidiamo più noi, li decidono altrove. E il bello è che le decidono persone e organismi che non sono stati eletti da nessuno. Nessuno ha deputato queste persone a fare queste politiche, nessuno ha deciso che l'impronta dell'Unione Europea doveva essere un'impronta ultraliberista e che la politica si faceva in questa maniera. Io non ho votato, così come non avete votato voi, per decidere se i trattati sottoscritti dall'Italia, sia commerciali e altro, se questi trattati dovevano essere validi o meno. Eppure sono decisioni che riguardano la nostra vita pesantemente e nessuno ha deciso, nessuno. Per questo Casapound oggi nel suo programma nazionale dice queste cose, ed è per questo che abbiamo questi nemici di fronte, ed è per questo che abbiamo tutto il sistema mediatico contro, che Casapound dice che questa nazione deve tornare ad essere una nazione, che lo Stato deve tornare a essere la casa del cittadino, lo Stato deve tornare ad essere un padre che mette le mani per fermare le storture di un sistema economico folle, e che lo Stato deve tornare a essere presente nella vita di tutti noi. Queste cose qui sono molto pericolose, sono discorsi che per lor signori che amministrano oggi l'Europa e l'economia mondiale, sono discorsi eversivi. È per questo che Casapound ha come nemici tutti i quotidiani che sono legati ai gruppi bancari, come il Corriere della Sera, come Repubblica. Non immaginiamo, non pensiamo assolutamente al giornalista come la figura romantica dell'inizio del secolo, di metà del secolo, l'uomo libero, che scriveva i suoi articoli in un giornale che magari era di proprietà di un imprenditore. Oggi i giornali e i media sono in mano a potentissimi gruppi finanziari che sono gli stessi che hanno creato la crisi e che ce la vogliono far pagare a noi. Perché questa crisi, signori miei, è figlia della politica delle banche che hanno stampato denaro falso, creando debito, debito a dismisura, i titoli derivati, i titoli tossici. C'è un mare di debito nel sistema economico che non può essere ripagato da nessuno ormai. Nessuna nazione può ripagare questo debito. E a noi ci fanno credere che il debito pubblico sia colpa nostra. Ci dicono che il debito pubblico è colpa vostra. E quindi dobbiamo sentire persone che vivono magari nelle case popolari dire: beh, abbiamo vissuto forse al di sopra delle nostre possibilità. E ce lo dicono pure in televisione, i giornalisti. Abbiamo vissuto, noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. O il sistema politico, o questi signori, come il Partito Democratico, che hanno speso 10 milioni di euro per questa campagna elettorale, lo hanno detto come, l'hanno annunciato come una grande vittoria. Quest'anno abbiamo speso soltanto 10 milioni di euro di soldi pubblici, di soldi sottratti alla sanità,
allo stato sociale, ai trasporti e a tutto quello che dovrebbe essere nostro. Loro hanno speso 10 milioni, immagino il centrodestra che ne avrà spesi se non il doppio, perché quelli del PD sono stati anche morigerati. E Monti, lui non c'è problema perché tanti soldi ce l'ha di suo, visto che il figlio, per esempio, è il numero due di una di queste grandissime banche d'affari che muove l'economia mondiale, che è la JP Morgan. Allora, in questo momento il progetto è molto chiaro: comprare questa nazione, comprarla letteralmente con i soldi falsi stampati da questi gruppi d'affari. In questo momento la nazione rischia di essere svenduta. Noi rischiamo di mettere in mano a questi gruppi d'affari aziende importantissime in Italia come Finmeccanica, come Eni, come la Cassa Depositi e Prestiti, che sono delle strutture fondamentali a questa nazione, delle strutture che servono a questa nazione per vivere. Questa economia impazzita è quella che ci dice che oggi noi dobbiamo chiudere qui le fabbriche per andarle a aprire dall'altra parte del mondo. Perché lì conviene, perché c'è la gente che viene trattata come uno schiavo, che lavora per 3 ore al giorno attaccato al tornio dalla mattina alla sera, e quindi noi chiudiamo qui per andare a produrre dall'altra parte del mondo, prendere queste cose che loro producono e rivenderle qui. A chi? Alle persone che tu hai lasciato in mezzo a una strada? Quindi il discorso è che questa economia è completamente fuori controllo, è completamente folle, e la politica non dà delle risposte. Il paese fallisce lentamente, giorno dopo giorno. Le aziende sono tutte quante a rischio. Perché? Perché non hanno credito da parte delle banche, perché le banche semplicemente hanno chiuso i rubinetti. Dopo aver creato la crisi, si sono anche permesse di chiudere i rubinetti, nonostante le nostre banche tutte siano finanziate pubblicamente, cosa che noi magari non sappiamo. Eppure, alla stessa Monte Paschi Siena sono stati dati dallo Stato, cioè con i soldi vostri, nostri, miei, 3 miliardi e 900 milioni di euro. A Monte Paschi Siena, una nazionalizzazione si direbbe. Viva Dio, va bene, abbiamo salvato la banca, abbiamo salvato i conti correnti dei cittadini, ci abbiamo messo i soldi, adesso comanda lo Stato. No, neanche per niente. Noi abbiamo preso i soldi e li abbiamo buttati in un buco nero, impedendo allo Stato comunque di dirigere le azioni di questa banca e lasciando sì che continuasse a fare speculazione. Loro continueranno a fare speculazione. Allora, queste tematiche che sono importantissime e che dovrebbero essere al centro del dibattito politico non sfiorano neanche minimamente le labbra dei nostri simpatici politici. Allora, quest'anno il discorso è: cambiamo, non votiamo più i vecchi schieramenti, hanno governato insieme fino al mese scorso. Io non ci posso credere che ci sono delle persone che si lasciano convincere dal signor Berlusconi o da Bersani o da Monti, che devono votare per loro per non far passare lo schieramento avverso. C'è Berlusconi che ci dice che bisogna fermare le sinistre del comunismo, Bersani che ci dice che bisogna fermare Berlusconi e Monti che ci dice votate per me perché questi sono due incapaci. Eppure, fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, queste persone governavano insieme la nazione e attuavano quelle politiche che ho detto prima che ci porteranno soltanto al fallimento. Quindi quest'anno bisogna cambiare e purtroppo io penso che chi li vota si condanna da solo, chi li vota e noi non dobbiamo essere convinti soltanto noi ma lo dobbiamo dire anche fuori, perché spesso lo sentiamo dire, chi li vota quest'anno è una persona che si è fatta prendere in giro, si è fatta prendere in giro beatamente dal signor Berlusconi per l'ennesima volta o dal signor Bersani per l'ennesima volta o dal signor Monti per la prima volta. Nel panorama politico, quello che dice Casapound Italia, ritorno allo Stato, alla nazione, all'ente pubblico che interviene, che aiuta, che tutela, che spende i soldi per fare le politiche sociali, lo dice soltanto Casapound. Ormai il fronte unico dall'altra parte va da Vendola fino a Storace. Sono inseriti in questi contenitori che non dicono niente, che non parlano di niente, che non hanno progetti, che non hanno una visione del mondo. Ma stanno soltanto lì a fare una specie di cabaret molto simpatico in cui si battibeccano, si discutono sul colore della giacca, se quello è troppo giovane, se è anziano, quello fa la battutina, se Berlusconi c'ha la fidanzata di 24 anni. Questo è ridotto la politica. E invece noi abbiamo bisogno di idee, di proposte, di visioni del mondo. Per questo noi diciamo, quest'anno votiamo fuori gli schieramenti, votiamo convintamente Casapound, ma se proprio non vogliamo votare Casapound, basta che votiamo fuori gli schieramenti.
Perché voi potreste anche incontrare persone che dicono: no, casa Conte proprio non la posso votare. Beh, vota fuori. Ti prego, non mi condannare ad un'altra legislatura con questi pupazzi al governo. E allora, però, parliamo anche degli altri che sono fuori gli schieramenti, perché il voto di protesta quest'anno purtroppo non lo raccoglierà soltanto Casalaonda, ma lo raccoglieranno anche in altri schieramenti, e parlo di Grillo nello specifico. Il Movimento 5 Stelle, che ha delle idee che sono anche interessanti, anche condivisibili dalla stessa Casa Pound, non per niente ci siamo incontrati poco tempo fa e ne abbiamo parlato con Grillo pubblicamente, e ci siamo trovati d'accordo su tante cose, perché quando si dice che lo Stato deve essere presente nell'economia, lo condividiamo, quando diciamo che l'energia, che è un bene di tutti, deve essere saldamente nelle mani pubbliche e non nelle mani dei privati, è qualcosa che condividiamo con Grillo. Però dall'altra parte noi ci spaventa il Movimento 5 Stelle. Perché è una congregazione di persone che si è conosciuta su internet, che si è votata con i mi piace su Facebook, e Grillo si appresta a mandare 80 parlamentari, 90 parlamentari, che sono persone che non si conoscono fra loro e che il mese dopo le elezioni si venderanno al miglior offerente. Appena si sarà formato il governo e arriveranno i soldi veri sotto il naso di queste persone, chi andrà al gruppo misto, chi passerà al PD, chi passerà a Commonti, chi passerà al PDL, perderà la metà dei parlamentari. Però questo non è un problema che ci riguarda, perché non è un problema di Casa Pound. Noi diciamo semplicemente che Casa Pound è pronta a raccogliere lo scontento anche di quello che verrà dopo Grillo, perché Grillo avrà un dopo e lo avrà molto presto. Questo movimento è diverso, questo movimento è nato sull'emergenza abitativa. Siamo nati a Roma, quando lo Stato, per tappare il famoso buco che non si tappa mai, perché tutte le politiche restrittive di Monti, tutti i soldi che ha rastrellato hanno fatto sì che il debito pubblico aumentasse anche quest'anno e toccasse il record del 127%, per tappare questo buco che non si tappa mai, qualche genio ha pensato che si potevano vendere i palazzi pubblici con tutte le famiglie dentro, quindi le case degli enti, delle Nasarco, di tutti gli enti pubblici con le famiglie dentro, vendute alle multinazionali degli affaristi del mattone, per fare cassa. Poi che succede? Che questi palazzi sono stati venduti, hanno detto a quelle persone che pagavano 300 euro al mese di canone concordato: questa casa vale 400.000 euro, ce l'hai? No, arrivederci. E allora noi 10 anni fa avevamo gli italiani che vivevano in mezzo alla strada, dentro le macchine, dentro le cabine dell'Enel, con la moglie incinta, li abbiamo raccolti noi e li abbiamo inseriti nelle nostre occupazioni. Così nasce Casa Pound. Questa è la politica che ha fatto Casa Pound da 10 anni a questa parte. E oltre a occupare palazzi abbiamo fatto volontariato, abbiamo creato il nostro gruppo di protezione civile, perché abbiamo scoperto che con la burocrazia italiana non potevi neanche mandare un pacco di pasta ai terremotati senza dover compilare 180 moduli, che questa è l'altra follia di questo paese, la macchina burocratica. E allora l'abbiamo fatto noi, il gruppo di protezione civile, a spese nostre, siamo i primi ad arrivare, ogni volta che c'è il terremoto arriva la salamandra di Casa Pound, sempre pronti, il dinamismo dei ragazzi che si impegnano. Tutta la struttura politica, le sezioni dalla Val d'Aosta fino a Palermo aperte per accogliere la solidarietà di tutti gli italiani e per farla arrivare davvero in quel momento dove serve. Questa è Casa Pound e questa è politica che noi abbiamo fatto per 10 anni, le iniziative culturali, sportive. Ai ragazzi non viene mai detto di aprire una sede che è un buco dove si vanno a fare i manifesti. Ognuno ha aperto in tutta Italia dei pub, delle palestre, delle librerie, dei circoli sportivi. Questo Casa Pound ha fatto per 10 anni, e lo ha fatto a spese proprie, senza finanziamento pubblico, senza una lira di finanziamento pubblico. Per questo noi siamo gli unici oggi che nelle nostre proposte politiche, sia la Regione e sia il Parlamento, diciamo che ai partiti va staccata la spina. La politica la fate coi soldi vostri, la fate coi militanti vostri se ce li avete, ma non ce li avete perché non avete idee e quindi non avete ragazzi che vi seguono. E la fate senza intaccare sul bilancio dello Stato. Quindi Casa Pound è l'unico movimento oggi che può dire seriamente che va tagliato tutto il finanziamento pubblico, tutto. I partiti non devono avere più una lira, perché se siamo in grado noi di farlo con le nostre forze da 10 anni, dovete essere anche voi capaci. Quindi è per questo che Casa Pound è un movimento che è assolutamente in questo momento pericoloso agli occhi del sistema. Ed è ovvio che abbiamo contro tutti, abbiamo contro tutti. Tutte le persone che hanno interesse a che questa cosa si perpetui nel tempo, ma io vi dico, che vi diranno a voi, che Casa Pound è un movimento
se non di pazzi criminali, quantomeno utopico, che le cose che diciamo non si possono fare. Che quando diciamo che vogliamo fare il mutuo sociale, ovvero individuare i terreni della regione Lazio e su questi terreni costruire direttamente tramite l'ente pubblico delle case che non costano più 400.000 euro, ma 100.000, 80.000 euro, e di far diventare i cittadini proprietari di casa in 10 anni senza passare attraverso le banche, tutti quanti vi diranno, è un'utopia, non si può fare, non ci sono i soldi, quello che ci hanno detto sempre, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, però Maruccio si gioca 700.000 euro di videopoker, però Fiorito si spende 2 milioni di euro ostriche e champagne, però Benigni si prende 5 milioni e mezzo di euro per leggere la Costituzione in una serata Rai, e allora i soldi ci stanno, signori miei. I soldi ci stanno, e senza citare i casi più eclatanti, ce ne stanno a bizzeffe. Ci sono 4 miliardi di euro per salvare una banca di proprietà di un partito che è il Partito Democratico. Quindi questa nazione le risorse le ha. Questa nazione ha le più grandi risorse. Questa nazione resta di fatto la terza economia d'Europa e l'ottava economia del mondo. Quindi noi non abbiamo niente da temere. Non abbiamo niente da temere, anche se noi ci impuntiamo, come dice Casabonde nel suo programma, e diciamo, signori miei, del nostro debito pubblico il 30% è in mano a Goldman Sachs, JP Morgan e altri gruppi d'affari stranieri che ce l'hanno pagato coi soldi falsi. Allora noi non ve lo paghiamo questo debito, è molto semplice, non ve lo paghiamo più. Perché non ve lo dobbiamo? Perché ci avete truffato. Soltanto noi abbiamo la forza e il coraggio di dire questo. È per questo che abbiamo contro i proprietari dei giornali. Quindi in questa fase il voto a Casabound è importantissimo convincere chiunque, è importantissimo parlare di questo progetto, che è un progetto concreto fatto di persone che non si sono conosciute su Facebook, ma che lavorano sul territorio da 10 anni insieme, a stretto contatto, a strettissimo contatto, al contrario di altri. È un momento fondamentale per noi, io lo dico perché questo è un momento di giovani, perché noi giovani, mi ci metto pure io perché ho 36 anni, non abbiamo un futuro. Guardiamo avanti e non vediamo sbocchi, vediamo una vita che è soltanto una schiavitù, dal primo giorno in cui ci fanno entrare in banca a chiedere il primo prestito fino al giorno in cui moriamo. E adesso hanno fatto pure l'idea del funerale a rate, col finanziamento. Allora noi non siamo disposti a passare la nostra vita a pensare che abbiamo un debito sulle spalle che non è il nostro, non siamo disposti a dover andare a chiedere i soldi in banca. Vogliamo lo Stato. Vogliamo lo Stato come costruzione fattiva di aiuto al cittadino. Vogliamo una nazione in cui ognuno sia libero di svilupparsi in tranquillità la sua esistenza senza dover rincorrere questo sogno dell'uomo che si crea da solo e che a un certo punto dal nulla, da zero, si arricchisce e diventa il grandissimo riccone di turno. Una nazione in cui ognuno può sviluppare la sua vita con tranquillità, con armonia, in un'economia che è appunto controllata e armonizzata dallo Stato. Mentre oggi le storture sono infinite e a noi italiani hanno relegato in questa nazione l'idea che questa nazione debba essere una nazione che vive esclusivamente di turismo, perché hanno fatto fallire il comparto dell'acciaio, noi non facciamo più niente, questa nazione deve essere solo il posto dove si vengano a sollazzare gli altri popoli europei. L'Europa è una cosa bellissima, Casabound l'ha sempre detto e ridetto, l'Europa la consideriamo una patria, però questa Europa così come ce l'hanno data e come è impostata, è una truffa per noi italiani, perché ci sono regole che valgono solo per noi, ci sono figli e figliastri, abbiamo la Francia che viene qui e ci fa la scalata al comparto agroalimentare, ci compra tutto, ci compra Parma, tutto, hanno comprato tutto, e poi tu se provi a fare il contrario scopri che la Francia ha protezionismo su 14 settori, dove noi non possiamo intervenire, scopri che la Francia fa interventi di Stato per salvare l'industria delle auto, ha rilevato una fabbrica che adesso è di proprietà dello Stato, scopri che la Germania fa altrettanto e noi non possiamo fare, noi dobbiamo vendere il nostro debito pubblico sul mercato al 6%, mentre la Germania lo vende all'1%, per carità, per regole date dallo spread, che sono meccanismi micidiali, comunque lei lo rivende all'1%, però se l'asta gli va fallita, se lo compra con la Bundesbank il suo debito pubblico, caccia i soldi pubblici e si compra il debito pubblico da solo, mentre noi dobbiamo sottostare all'usura di andare a rivolgere il nostro debito sul mercato globale e farlo comprare alle banche d'affari che dicevo prima. Quindi questa roba di figli e figliastri che ci stampa la moneta, noi non ci vogliamo stare. Non ci vogliamo stare, anche se ci piace avere la stessa moneta che hanno i ragazzi a Berlino, spendere gli stessi soldi a Parigi, però a queste condizioni noi non possiamo sottostare.
perché noi stiamo morendo e impoverendo, mentre gli altri si sviluppano. E allora Casa Pound oggi ha nel suo programma la ricetta per far tornare questa nazione ad essere una nazione vera, una nazione che si può sviluppare o che quantomeno può dare un futuro ai suoi giovani, perché non possiamo immaginare di mandare i nostri figli fra 10 anni in banca per mettersi sulle spalle un mutuo a 35 anni per comprare una casa dove se soltanto salteranno una rata verranno buttati in mezzo alla strada. Questo sistema economico che alla fine porta soltanto a questo, a debito, 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 noi lo rifiutiamo fortemente. E lo rifiutiamo fortemente perché crediamo veramente che questa nazione possa tornare ad essere quella che era un tempo. Una nazione unita, coesa, in grado di grandi slanci, in grado di difendere fortemente i suoi settori strategici. Una nazione che torna a fare il suo ruolo. Mentre oggi invece la politica dice soltanto che la nazione deve finire, che lo Stato deve finire, che il mondo è bello così, che è libero e è una truffa. Il mondo non è libero per niente. Quello che dicono libero mercato è una schiavitù a cui siamo tutti quanti obbligati a chinare il capo. Allora Casa Pound oggi dice basta, si presenta, non vinceremo le elezioni dopo domani, ma noi attorno a questo movimento possiamo creare un consenso base per partire e cambiare l'Italia da qui a 10 anni. Cambiare l'Italia da qui a 10 anni davvero e profondamente. Quindi non ci spaventeremo del risultato elettorale. Il risultato elettorale per noi sarà ottimo. Tutti i segnali ce lo indicano. E i segnali più importanti sono la paura dei nostri nemici, che è alta, che è fortissima. Quindi Casa Pound sarà da qui a 10 anni un movimento fortissimo a cui tutti noi parteciperemo e con cui noi riusciremo veramente a cambiare questa nazione. Ma ci dobbiamo credere, ci dobbiamo tramutare noi, non solo nel nostro consenso. Non basta andare il 24 nell'urna a mettere la X sul simbolo nuovo finalmente e uscire da quell'urna col sorriso sulle labbra così come non usciamo da tanto tempo. Perché questo succederà. Il 24 noi usciremo dall'urna col sorriso sulle labbra perché finalmente con quel voto avremo dato uno schiaffo in faccia a tutto il marciume che ha coperto questa nazione fino ad oggi, di cui anche noi siamo responsabili, io, voi, perché li abbiamo votati, eppure io li ho votati. Però adesso basta, Casa Pound sarà il cambiamento e io vi dico che voi non soltanto andrete a votare e metterete la vostra X, ma voi uscirete da qui e convincerete altre 10 persone a fare altrettanto, perché ne va del futuro vostro, della nazione, dei vostri figli, ma anche dei vostri padri, di tutti coloro che fino ad oggi sono stati abbandonati dallo Stato e messi in ginocchio da questa economia. Noi cambieremo l'Italia, lo faremo insieme a voi. Grazie. Grazie a tutti, se ci sono domande.